primo di quattro scontri diretti che molti diranno da sul futuro del Teramo, domenica a Bergamo contro l'Albino Leffe, il primo di questi. Sì, iniziamo questo ciclo fondamentale, diventa questo un periodo fondamentale per questo finale di campionato, quindi partiamo da Bergamo e dobbiamo veramente tirar fuori il massimo già da questa partita. È normale che è stata una sconfitta pesante perché non meritavamo, perché è stata una partita brutta contro un avversario che non ha probabilmente fatto granché per vincere la partita, ma purtroppo l'abbiamo persa, dobbiamo voltare pagina e ci siamo già rigenerati e ricaricati per la prossima. E Rimini a parte, magari altre poche uscite, fino a questo momento il Teramo ha dimostrato qualche difficoltà negli scontri in salvezza. Secondo lei è cambiato qualcosa? Ma nell'ultima trasferta di Ravenna, comunque contro un avversario che ha qualche punto in più di noi, ma era comunque partito per salvarsi. E abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo riprendere da quella, e così come abbiamo fatto in qualche altra trasferta poi dove non abbiamo raccolto quello che meritavamo, insomma siamo fiduciosi che possiamo fare bottino pieno. Quattro scontri diretti, quanti punti spera o pensa che Teramo possa fare per stare poi tranquilli? Io direi di ragionare di una partita alla volta, perché poi ogni partita ci può dare l'entusiasmo giusto per affrontare quella successiva. Quindi andiamo a Bergamo contro un avversario che è in grande fiducia e in grande salute, e poi ragioneremo sulle prossime.